come sono fatto io, non riesco mai a godermi le cose. Penso sempre al passo successivo. Una volta firmato con Giovanni Carnevali, e una volta che avevo parlato col dottor Squinzi, avevo un grande senso di responsabilità. Era come un sentirsi sotto esame, perché comunque qua era passato Di Francesco e aveva lasciato il segno, quindi dovevo mettermi alla prova e dimostrare di essere all'altezza. Ma questo è un po' quello che io penso sempre. Non difficilmente mi fermo a pensare quello che di buono è stato fatto. Più facilmente penso quello che in più avremmo potuto fare. Ed è un difetto, perché non ti godi mai niente, ma è un pregio, perché non molli mai e sei sempre proiettato su quello che devi fare, che devi migliorare, che devi ottimizzare. Nelle poche volte in cui mi fermo e mi guardo dietro e conto le partite fatte a Sassuolo, conto le partite fatte in Serie A e conto le panchine fatte da quando ho iniziato, sono molto orgoglioso di quello che ho fatto. Sono felice, perché a 41 anni avere 250 panchine totali, averne 150 quasi in Serie A e più di 100 ormai a Sassuolo, è un vanto, è un orgoglio che non tutti possono averlo. Però il vanto e l'orgoglio non mi condiziona più di tanto, mi condiziona il non fermarsi, andare sempre a ricercare quello che non ho. E la mia carriera da allenatore sta proprio lì, a ricercare sempre quello che non si ha, che non ho. E se tu sei una persona riflessiva come me, lo trovi sempre qualcosa che non c'è. Il mio metodo, la mia idea, e sempre dico non è giusta e neanche sbagliata, ma è la mia. Dentro questa idea ci metto passione, ci metto studio, ci metto evoluzione, innovazione, tutto quanto. Poi c'è un aspetto che diventa determinante. Prima parlavamo del numero di panchine che ho ad oggi e delle panchine che ho a Sassuolo, ma questo traguardo io l'ho potuto tagliare solo grazie non solo alla società, ma grazie ai giocatori soprattutto, perché sono loro che ti seguono, che mi hanno seguito, e quindi loro sono lo strumento attraverso il quale io vengo o apprezzato o criticato. Sono consapevole che è una richiesta particolare, sono consapevole che il modo in cui richiedo le cose è molto esigente, non lascio spazio al si può fare o non si può fare, no, si può fare sì o sì e anche veloce. Però io, al di là dello stupore che vedevo magari negli occhi dei giocatori quando gli proponevo qualche cosa, ero certo dell'esito finale, che fosse positivo, perché comunque la squadra qua l'abbiamo costruita assieme secondo una logica di politiche societarie, quindi giovani, di prospettiva, e secondo anche quella che era l'idea dell'allenatore, che in quel momento ero io, che sono io. E quando tu chiedi a un giocatore specifico, a un giocatore funzionale, di fare qualcosa proprio perché è funzionale, sei sicuro dell'esito. Poi magari puoi essere meno sicuro della disponibilità, che è stata 100 sempre, totale, però l'esito, pensavo, ero sicuro che potesse essere positivo. Perché? Perché la mia richiesta si sposava con le caratteristiche e con le qualità dei giocatori che disponevo. Ma cito un momento nel quale, in una riunione, io a Giovanni Carnevali gli dissi che se avessimo fatto una squadra funzionale di quel tipo, in 20 giorni la squadra avrebbe avuto identità. E in effetti è stato così, perché con la Ternana in Coppa Italia, il 5-0, al di là dell'avversario più o meno di spessore, però si vedevano tantissime cose che avevamo già provato. La partita con l'Inter, che è stata il biglietto di presentazione mio,
oltre alla vittoria, è stata fatta una partita, secondo me, dal punto di vista del gioco e dell'organizzazione, strepitosa, ed era un mese e mezzo in cui stavamo assieme, forse meno anche. La cosa che magari non traspare immediatamente da me è perché sono malato di tattica, sono malato di qualità di giocatori, entro nelle valutazioni degli acquisti e delle cessioni, come sono entrato anche nelle società precedenti. Però la cosa che non arriva subito è che ancora prima l'aspetto tattico, tecnico, fisico, di costruzione della rosa è la passione che io voglio che le mie squadre abbiano, che io voglio che negli ambienti dove lavoro tutti abbiano e che io cerco di trasferire giornalmente col mio modo di fare, col mio essere contagioso. Questa è la qualità, secondo me, che non sempre esce. Perché? Perché comunque i giocatori sanno che impiego tanto tempo nel modello di gioco nostro, nel chiedere i dettagli in questo, però ancora prima dell'aspetto puramente calcistico c'è l'aspetto della passione, bisogna semplificare, a me piace semplificare il calcio come lo giocano i bambini, come lo giocano quelli che pagano il campo dalle 6 alle 7 la sera, perché senza quello si fa ancora più fatica a capire quello che chiedo dal punto di vista tattico. Se tu capisci quello di me, hai più facilità nel capire la richiesta tecnico-tattica. Parlando a livello calcistico, l'elemento esperienza, quando non ce l'hai, pensi che non sia importante, quando poi te la conquisti, te la crei, ne capisci l'importanza. Sicuramente sono migliorato, riesco a leggere meglio la partita, riesco a essere più bravo nella strategia. Riesco a essere più riflessivo, prima ero molto più istintivo, ero tutto come mamma mi ha fatto e adesso invece riesco a pensare non fino a 10, però fino a 7-8 ci arrivo e questo riesce a migliorarti. Poi dal punto di vista invece tattico il confine è sempre lo stesso, fin quanto puoi andare avanti col pensiero. E quando invece devi avere la lucidità di fermarti, perché sennò rischieresti di fare una pagina in più del libro e di andare oltre. E andare oltre vorrebbe dire non mettere i giocatori nelle condizioni a loro ideali e probabilmente far uscire più un ego mio che non la ricerca del concreto. Però ho fatto anche delle cose che sono andate avanti anche nelle conoscenze dei ragazzi, perché se entriamo nello specifico, il primo anno variavamo spesso la difesa da 4 a 3, il secondo anno siamo partiti con il trequartista e due punte, poi l'abbiamo cambiato perché abbiamo capito che ci serviva sempre l'ampiezza nella nostra squadra. Ribaltato tutto per far coesistere quanti più giocatori di qualità potevano stare assieme. Quando ci hanno un po' studiato, i due mediani li abbiamo un po' portati fuori dal loro habitat naturale, li abbiamo aperti o a sinistra o a destra, o li abbiamo portati in mezzo ai centrali. Abbiamo alzato la pressione come baricentro. Secondo me difendiamo anche meglio. Consigli è diventato un portiere ancora più bravo, secondo me, più completo di quello che era all'inizio. E tante cose, anche qui, se mi chiedi come la vedi tu, sei contento di quello che hai fatto nell'evoluzione della squadra, nei cambiamenti? Io ti rispondo di sì, molto. Se tu mi chiedi invece, avresti potuto fare di più o tornassi indietro, faresti qualcosa di più, di diverso? Sì, perché? Perché probabilmente qualcosa in più avremmo potuto fare. Il carisma del dottore e della dottoressa, solo lo sguardo, solo il saluto era
ti penetravano, ti contagiavano, ti segnavano. Io mi porto sempre le parole del dottore, il quale, quando ci siamo conosciuti, mi disse: Roberto, quello che chiedo è di vedere la squadra giocare bene, vedere la squadra attaccare. E questa è comunque una cosa che spesso, anche adesso che il dottore non c'è più, mi rimbomba nelle orecchie. Fare l'allenatore è pesante nel senso che ti assumi delle responsabilità che a me piace rispettare e che piace portare a termine. Questo è forse la cosa che quando penso al dottore, tra me e me mi dico che sto rispettando quella parola che avevo dato e che sto rispettando la responsabilità presa. Le critiche le guardo tutte, ne tengo conto, mi fanno arrabbiare perché spesso sono critiche non costruttive, ma distruttive, fatte da invidiosi e fatte da gente che critica per partito preso. Quindi cerco quanto più possibile di farmi una corazza per andare avanti, perché oggi è il mondo del fai e disfai in 5 minuti e non è facile fare l'allenatore in questo momento, perché quando va bene è tutto dovuto e quando va male sei l'unico capro espiatorio. E quindi parlavo prima di essere diventato un po' più riflessivo e questo è uno degli aspetti sul quale lo sono diventato. Invece per quanto riguarda i complimenti dai colleghi, chiaro che quando mi hanno fatto i complimenti Guardiola, Sarri, Rummenigge, gente di calcio, sono state delle cose che mi hanno fatto molto molto piacere. Sassuolo è un ambiente dove non c'è la pressione, dove lavori bene, tranquillo, e quindi o ti crei tu con le tue motivazioni la pressione a te stesso, oppure fai fatica. Io fortunatamente sono ancora in una fase dove, quando non ho la pressione, me la creo io facilmente. Tra l'altro ci convivo anche abbastanza bene con la pressione, mi manca quando non ce l'ho e quindi la so anche gestire. Per un giocatore che non è capace a crearsi questa pressione, queste motivazioni, a Sassuolo c'è il rischio di sedersi, di non avere grandi stimoli. E in questi 3 anni non mi sono sforzato di mettere pressione alla squadra, mi è venuto proprio naturale. Credo che un giocatore del Sassuolo l'unica pressione che ha in questi 3 anni sia stato il sottoscritto, perché gli ho tirato il collo, se vincevamo 2-0 dovevamo vincere 4-0, se pareggiavamo dovevamo vincere, se perdevamo dovevamo pareggiare o vincere, e se davamo 10 dovevamo andare 11. E io credo che solo così si arrivi al miglioramento. Poi io inseguo sempre la perfezione e spero di conservarlo sempre questo aspetto, perché mi darà il fuoco per andare avanti. Il giorno in cui non la cercherò più, sarò finito come allenatore. Il mio staff non ha un ruolo importante nel mio lavoro, ha un ruolo fondamentale e anche io sono la punta dell'iceberg che viene fuori, però io dico sempre che il mio staff nelle loro mansioni sono più bravi rispetto a me nella mia. È un lavoro completo tra di noi perché c'è condivisione dell'idea innanzitutto, perché se no non lavoreremo assieme. Però c'è condivisione anche nella scelta della formazione, perché io chiedo e mi confido molto nello sviluppo della settimana. Il video nella mia metodologia di lavoro è molto importante, non ne abuso, però il video è importante perché il mio tarlo come allenatore è sempre stato lo stesso, cioè capire attraverso quali strumenti, quali parole, quali forme la mia idea possa essere capita dai giocatori. Il video
è visivo, quindi arriva prima, però anche il modo con cui parli, con cui lo prospetti è importante, così come poi la pratica, perché il video, le parole senza poi la pratica non te lo vedi mai in maniera concreta. Allora, io nel mio telefonino conservo le immagini di tutte le squadre che ho allenato, ma tuttora ho le immagini del Darfo, del Foggia, del Benevento e del Sassuolo. Se mi chiedi quale immagine tireresti fuori del Sassuolo, due, e non ci ho neanche pensato tanto per estrapolarle. La prima è il rigore, l'azione che porta al rigore con l'Inter, il primo anno, la prima partita, un'azione partita da dietro, un'azione strepitosa, Burabia, Rogerio, Boateng, Ferrari. La seconda invece è quella che sul 3-3 con la Juve portiamo Traoré a tu per tu con Szczęsny. Un'azione non so di quanti passaggi, di proprio dove c'era dove c'erano 3-4 aspetti del calcio che io amo, che sono l'alternare la velocità di manovra, che sono se ti trovi il muro davanti non devi andare a sbattere ma devi giocare orizzontale, e se orizzontale non puoi devi tornare indietro per superare l'ostacolo, non perché non sai cosa fare. E la verticalizzazione improvvisa perché avevamo saltato una linea di pressione della Juventus, una combinazione tecnica, un 1-2, che è quello che si vede troppo poco nel calcio di oggi, ma se si frequentavano gli oratori 20 anni fa, 30 anni fa, di 1-2, di triangolazioni, se ne vedevano migliaia, e è tutto fatto da giocatori di qualità, quindi queste due azioni sono quelle che se dovessi estrapolare le tirerei fuori come qualità di gioco. Se poi andiamo qualcosa invece che ci ha segnato, gli ultimi 13 minuti di Torino, perché questi io non me li dimenticherò mai, mi segneranno, come ho ancora ben presente il boato del Dall'Ara quando subimmo il gol di destro di testa. In quella partita a Bologna il gol scaturisce da Rogerio, che difende male su una rimessa laterale, butta la palla in corner, dal corner battuto da Orsolini, Lirola non salta di testa e destro lo sovrasta facendo il gol del 2-1. È finita la partita, comunque allenando tanti giovani, Lirola era 97, Rogerio 98, e parliamo del 2019 se non mi sbaglio, quindi appena ventenni, presi sotto braccio, abbracciandolo, Rogerio, ma da fratello maggiore, da padre, spiegandogli che certe volte il non voler prendere gol va oltre anche alle qualità. E in quel momento lì, secondo me, noi non eravamo attaccati al risultato come poi siamo diventati, per esempio, nella partita col Benevento vinta quest'anno 1-0, dove ci siamo difesi tutto il secondo tempo nella nostra metà campo, però si percepiva che non avremmo mai preso gol. Perché? Perché non lo volevamo prendere, fondamentalmente. La crescita di Rogerio passa da quei due momenti lì, perché che Rogerio fosse bravo tecnicamente, fosse un giocatore importante, lo era prima e dopo Sassuolo. La maturazione di Rogerio invece è a Bologna, gol subito, tanto anche se ci fa un gol non mi sposta, e invece col Benevento, costi quel che costi, il gol non lo subisco, e allora vado di testa dove probabilmente il fisico e la logica non lo faceva essere quasi impossibile. O se devo tirare fuori la volta proprio che ho perso le staffe, che non esisteva più un domani nella mia testa, è stata l'ultima partita a Torino, per come
per come si è verificata, non perché una squadra non possa perdere 3-2 una volta in vantaggio 2-0, perché ci sono state, ci saranno ancora. Però il modo mi ha fatto perdere la testa. La volta in cui sono stato felice, anche qua ce ne sono state tante. Il 2-2 a Torino con la Juve, le vittorie in trasferta nei campi dove sembrava tutto scontato. Mi viene in mente Frosinone il primo anno, mi viene in mente Crotone quest'anno, a Brescia l'anno scorso sono stato molto felice perché era una partita trappola per noi, venivamo da Milano e non era niente scontato. 4-3 col Bologna è un'altra partita che mi ha dato felicità, però ci siamo svegliati troppo tardi e quindi c'era parte di gara che non mi era piaciuta. Ma a volte anche le sconfitte mi hanno reso contento, perché ho visto i ragazzi comunque dare tutto nella maniera giusta, quindi non è solo quando si vince che me ne esco dallo stadio contento. Un'altra partita che mi ha fatto arrabbiare da morire è stata quella col Milan in casa, l'ultima, che abbiamo preso gol dopo 6 secondi. Ecco, ci sono delle partite, dei momenti delle partite che ti segnano. Il gol preso col Milan dopo 6 secondi, anche quella è una cosa come la partita di Torino, che mi rimangono impresse nel cervello, nel cuore, molto più delle volte in cui abbiamo fatto grandi partite. Io i calciatori, i miei calciatori li chiedo sempre di andare oltre. Mi dispiace a volte perché loro non voglio mai che possano pensare che non mi rendano contento o che non li apprezzi. Il pensiero che loro non si sentano apprezzati mi fa star male, perché magari chiedendo sempre di più uno potrebbe anche pensarlo questo. Mi hanno dato una marea di soddisfazioni, ma già quando proviamo delle cose e poi vengono riportate sul campo, questa è la magia dell'allenatore. Il fascino dell'allenatore è che tu guidi un gruppo di persone rispettandone le qualità, l'estro, le intuizioni loro, cercando però di dare una lingua comune. E quando loro ripropongono la domenica o un atteggiamento o un aspetto tattico o un'assunzione di responsabilità, e questa è sempre motivo d'orgoglio. Ma i calciatori tanti mi hanno insegnato qualcosa, quasi tutti, e non solo tatticamente, non solo di calcio. Magnanelli è un maestro vivente su un aspetto, l'automotivazione che parlavamo prima, come riesca a motivarsi stando sempre nello stesso ambiente, avendo raggiunto 500 partite, ormai avendo dimostrato tutto quello che doveva dimostrare, l'ha fatto, non deve dimostrare più niente, e nonostante quello viene al campo motivato, si gioca la partita con la poesia, come se fosse l'ultima partita, perché questo è un altro aspetto importante. Uno deve giocare tutte le partite come fossero le ultime, e questo è un insegnamento anche a me. Non so se sono copiato, questo lo devono dire gli opinionisti, i telecronisti e gli addetti ai lavori. Tutti gli allenatori studiano gli avversari e tanti allenatori studiano come miglioramento, studiano altri allenatori. Io tuttora studio altre squadre, anche non del nostro campionato, come mia crescita, e io ho preso un sacco di spunti dagli altri. Non ho copiato, ma perché io voglio in tutto essere me stesso, mi piace essere autentico, e copiare vorrebbe dire non esserlo, e copiare vorrebbe dire che
quando ti trovi con i ragazzi, con i tuoi calciatori e gli vai a spiegare un qualcosa, non lo sai mai fino in fondo, perché se il pensiero viene da te, se l'idea viene da te, tu sai la radice, del pensiero, sai tutte le sfaccettature. Se tu lo copi, non è partita da te l'idea, quindi non riesci neanche a essere così efficace nel trasferimento. La frase che tanto vi piace, se proprio devo affogare, preferisco affogare nell'oceano e non nella vasca da bagno, o nella pozzanghera, come preferite, è un mio cavallo di battaglia, ma mi rappresenta al 100%. Che è la stessa cosa, di voler cercare di essere un protagonista sempre, anche se sulla carta non ci sarebbero i presupposti per esserlo, il vedersi sempre, o comunque il partire per essere sempre protagonista, per sempre determinare te le cose e non subirle. Per andare oltre le aspettative, per scrivere qualcosa di importante che rimanga impresso, per tutti. È stato sempre il mio cavallo di battaglia, sempre nel calcio, soprattutto. Non mi interessa starci, mi interessa starci a mio modo, in qualsiasi panchina, in qualsiasi categoria. Questo glielo dico tante volte anche ai giocatori, perché avere la consapevolezza che avremmo potuto e potremmo far di più va secondo quel filo di quel ragionamento del se devo annegare, annego una cosa grande, di non accontentarsi. Ma questa è la filosofia pure di Giorgio Squinzi, perché se no non avrebbe avuto la visione di prendere il Sassuolo in C2 e portarlo in Serie A, magari vederlo uscire vincente da San Siro. Ma se dovessi trovarmi davanti a un extraterrestre e dovessi spiegargli cos'è Sassuolo, innanzitutto non si può ridurlo solo al calcio, perché questa è una società particolare, è un ambiente particolare. Non è un posto facilissimo, non è facilissimo come adattamento per uno che ha fatto sempre calcio, perché ci sono degli elementi che non trovi da nessun'altra parte, degli elementi invece che trovi dappertutto, che qui non li trovi, quindi devi capire in che contesto sei e da squadra, da società più piccola, cerchi di sgomitare tra colossi calcistici, almeno italiani, però hai un'identità forte, perché Sassuolo ha un'identità forte, Sassuolo sa chi è, sa cosa vuole e sa qual è la sua strada. Dalle altre parti è vero che ci sono elementi che qui non trovi, magari anche più vicini a quella che è la realtà calcistica. Però è vero che da altre parti non sanno cosa vogliono, non sanno chi sono, non sanno dove andare, non sanno come fare per andare avanti. Ma come idea, non parlo, è una cosa che esclude totalmente l'aspetto economico. Non parlo di. I soldi sono importanti, ma le idee sorpassano i soldi.